domani, come ormai tutti penso sappiate, domani 5 febbraio. Vi aspettiamo assieme ai nostri grandi ospiti, e uno di questi è Gabriele Sanino, che abbiamo qui con noi. Per prenotare il vostro posto collegatevi alla pagina dell'evento, il link è qui sotto nella in descrizione del testo. C'è, vi dico, c'è ancora qualche posto libero che sarà possibile prendere domani prima dell'evento, acquistando il biglietto direttamente in biglietteria del Cinema Teatro. Ti ho già presentato, Gabriele, ciao, benvenuto. Ciao Carlo, ciao a tutti voi. E noi ci vedremo anche domani assieme ai presenti, a chi sarà presente, a chi sarà all'evento con noi, che avrà sicuramente molta voglia di vederti e di sentirti. Ma noi oggi facciamo una carrellata di quello che sta avvenendo, Stati Uniti, Europa e non solo. Allora, intanto noi iniziamo con andando dall'altra parte dell'oceano, perché c'è uno scandalo, il cosiddetto Garagegate, che sta coinvolgendo Biden, un Biden che mi sembra sempre più debole. Un'analisi, ma dopo ci dirai anche tu, una scuola di pensiero vuole che tutto sommato i repubblicani ormai faccia comodo che Biden arrivi a fine mandato, perché se arriva a fine mandato sarà di una debolezza estrema, questo a tutto danno ovviamente del Partito Democratico. Quindi qui a questo punto quasi hanno più interesse che i repubblicani che stia in sella che non i democratici stessi, che sono del partito, quindi di Biden. Ma lascio a te la parola per l'analisi, prego. Sì Carlo, secondo me lo scandalo di Mr. B, lo chiamerò Mr. B perché insomma l'algoritmo è quello che è, lo scandalo di Mr. B secondo me è un qualcosa che è ancora più profondo, ecco, un qualcosa di ancora più profondo. Adesso tentiamo un attimino di analizzare questa, entrare in questa profondità. Intanto lo scandalo di questi documenti trovati nel garage durante un trasloco della sua casa a Maryland, si capisce che è tutto un pretesto, no? In documenti classificati, un trasloco, il suo appartamento, insomma sappiamo quello che è. Certo, scusa, Gabriele, non si era mai sentito di un presidente che gli indagano durante il suo mandato, che gli indagano a casa, no? Mai successo in America. E inoltre poi si parla anche di documenti trovati in un suo ufficio a Washington, e questo è più interessante, insomma la cosa è venuta fuori soltanto nel gennaio del 2023 e la perquisizione risale agli ultimi mesi del 2022. Ad ogni modo il procuratore del Maryland, Robert Hur, deve far luce su questa vicenda ed è stato designato da Merrick Garland, che invece si occupa dei documenti, si è occupato dei documenti di Mar-a-Lago di quell'altro ex presidente, insomma di quell'altro presidente, non lo sapremo mai, ovvero magari un giorno scopriremo che cosa è accaduto veramente. Ad ogni modo Biden, Mr. B, ecco, si è difeso in modo arrogante, risentito, dicendo: penso che scoprirete che non c'è niente, lì per i loro rimorsi sto soltanto seguendo quello che mi dicono gli avvocati. I documenti riguardano alcuni stati stranieri come l'Ucraina, ecco, che insomma è in questo momento la questione centrale, e c'è anche la Commissione Giustizia alla Camera che ha avviato un'inchiesta, quindi c'è un procuratore, c'è la Commissione Giustizia alla Camera che ha avviato un'inchiesta. E la stampa mainstream, che sappiamo appartiene all'elite, sta scaricando Mr. B, quindi questo ci fa capire che insomma oramai al suo peso politico è zero, ma come dicevi anche tu, fa comodo a tutti e diventa un po' un paria, no? Quando insomma tante nubi ti si addensano attorno, diventi un po' il fantozzi di turno. E tra l'altro insomma il Washington Post ha addirittura riferito che gli incartamenti classificati dell'ufficio, ecco, sono stati portati appunto in quell'ufficio a Washington dall'allora assistente di Mr. B, ovvero Katie Chung, si è raccomandata per quel posto da suo figlio Hunter, quindi insomma anche questo è interessante. È in questo ufficio che si concentrano le principali indagini, perché è una fondazione che si chiama Penn Biden Center, che è un think tank che fa capo all'Università della Pennsylvania, che ha preso finanziamenti anche esteri, quindi
bisogna capire questi finanziamenti che finanziano anche queste università. Ad ogni modo, questa fondazione è stata a lungo diretta da un certo Michael Carpenter, che è lo storico consigliere di Mr. P, quindi ed è anche un affezionato della bufala del Russiagate, quindi era quello che propugnava questo Russiagate per alimentare l'odio degli americani verso la Russia, anche in funzione di quello che avrebbero fatto con l'Ucraina. Che cosa contengono comunque questi documenti, sia trovati nella casa che in questo ufficio? Sono per lo più note di intelligence che riguardano soprattutto l'Ucraina, e molti pensano ai biolab, molti hanno pensato all'invio delle armi, perché comunque riguardano quando lui era vicepresidente sotto l'amministrazione Obama, e Obama in pratica gli aveva affidato proprio il discorso dell'Ucraina, anche perché suo figlio era coinvolto in quella società energetica ed era un po' il controllore della situazione per conto suo, ed aveva anche questi benefit proprio perché insomma suo padre si occupava dell'invio di queste armi e insomma di foraggiare una determinata elite ucraina, una piccola elite ucraina. Ad ogni modo, ci sono anche documenti sullo stesso figlio del presidente, documenti sull'assicurazione del procuratore ucraino Viktor Sholkin, che indagava su Burisma, e qualcuno dice che c'è anche qualcosa sulla famosa criptovaluta FTX, che era la criptovaluta che finanziava le armi, che finanziava il Deep State contemporaneamente negli Stati Uniti, ed era anche la criptovaluta ufficiale del World Economic Forum di Davos, perché comunque Davos la utilizzava. Venerdì 28 gennaio 2023 c'è stata la perquisizione in questa sua casa nel Delaware da parte dell'FBI, e tutto è molto riservato, e il punto che dobbiamo capire è questo, che Mr. P deve essere scaricato, ecco, diciamo così. Però oramai negli Stati Uniti ci sono come se fossero due governi. C'è la USA Incorporated, che è quella che fa capo Mr. P, e che è una società in fallimento, dato che gli Stati Uniti hanno 31,4 trilioni di debiti, insomma, quindi è la vecchia economia, il vecchio sistema, e la nuova repubblica costituzionale che sta per emergere. Quindi ci sono queste due realtà, e ora bisogna trovare il modo, il pretesto per far cadere la prima, anche perché c'è un nuovo sistema da introdurre in qualche modo, e far avanzare l'uomo. Quindi quello che sta accadendo, a mio avviso, va al di là di logiche politiche, repubblicani, democratici, nuove elezioni, ma è proprio la fine di un sistema e l'inizio di un altro sistema. E i cappelli bianchi, ovvero la parte militare legata alla Costituzione, sono una realtà e sono quelli che hanno agito dietro le quinte per il nuovo sistema globale e per l'alleanza globale contro questa elite, e sono quelli, a mio avviso, che hanno messo in circolo questa finzione scenica di documenti proprio per poter disarcionare insomma quel cavallo lì, e quindi permettere poi dopo il nuovo sistema. E quindi molto importante è che gli Stati Uniti oramai sono sull'orlo del fallimento totale. Non serve, non si può più stampare altra moneta perché c'è il nuovo sistema che sta arrivando, e addirittura, cosa molto importante, anche se loro pensano di poter ricavare soldi vendendo l'energia all'Europa, che nel frattempo fallisce ancora di più, questa cosa anche è destinata a finire. Quindi ci si chiede veramente come possa una nazione in fallimento insieme a un'altra che non ha più energia muovere anche una guerra, ma ne parleremo più avanti. Sì, anche perché si comincia ormai a capire che l'obiettivo, quello della guerra in Europa contro la Russia, sarebbe tra l'altro il penultimo obiettivo, perché l'obiettivo vero finale sarebbe quello della guerra, dello scontro frontale con la Cina. Senti, hai descritto bene soprattutto gli aspetti fondamentali, no, della situazione attuale dell'America, che è una posizione molto debole perché ha un'amministrazione, diciamo, dove per paradosso e per assurdo hanno più interesse gli avversari che Biden rimanga al suo posto del suo partito, il Partito Democratico. Hai parlato di un debito pubblico monstro, non abbiamo accennato, ma è un'altra situazione molto grave, il clima sociale
che c'è in America, che è, direi, il passo immediatamente precedente quasi a una guerra civile, quindi degli Stati Uniti in estrema debolezza. Ecco. L'Europa in questo senso potrebbe accadere in Europa un rompete le righe, diciamo un allontanamento dagli Stati Uniti, cosa che fino a solo pochissimo tempo fa sarebbe stato assurdo solo pensarlo. Sì, io penso proprio di sì, e la prima cosa che insomma che potrebbe capitare insomma, è il collasso energetico dell'Europa, quello ancora prima del rompete le righe, insomma. Il collasso energetico è la Quello cosa. potrebbe essere praticamente il passo che porterebbe l'accadimento che porterebbe alla rompete le righe in pratica. Io penso proprio di sì. Penso proprio di sì, e il collasso energetico è fondamentale da capire, secondo me, in questo momento. Però se l'italiano medio si rendesse conto, Carlo, che grazie a questa guerra già preparata dal 2014 in Ucraina, apparecchiata già dal 2014, si è arrivati a bollette stratosferiche, inflazione stratosferica, al fatto che insomma stanno fallendo le attività e tutto, ma solo perché, ripeto, è stata apparecchiata già dal 2014, dato che noi prendiamo il gas dai nemici, i russi a 2 euro a metro cubo e a 80 euro dagli amici negli Stati Uniti, sempre a metro cubo. Quindi capiamo, insomma, se l'italiano medio capisse veramente questo, io credo che domani mattina ci sarebbero milioni di persone in piazza a dire basta con la guerra, perché ci distruggete proprio, cioè, ci distruggete tutto, ripeto, le attività, le famiglie, insomma, le bollette, tutto dipende da dalle sanzioni e dal blocco delle materie prime della Russia, perché non è tanto la guerra, ma il blocco delle materie prime. Il punto è che per fortuna ci sono i media in questo paese che raccontano talmente tante balle che anestetizzano la coscienza e non fanno capire le cose come stanno. Secondo il professor Mario Pagliaro, che è un chimico al CNR, collabora anche con l'Istituto per lo Studio di Materiali Nanostrutturati, lui ha rilasciato un'intervista per il sito di Controinformazione Renovatio 21, che ve lo consiglio. Lui praticamente ha detto che il consumo di gas in Italia è già collassato del 10% in un anno, il che è un'enormità. 15 anni fa noi consumavamo tipo 85 milioni di metri cubi di gas, oggi soltanto 68. Il gas, spiega, è utilizzato nell'industria per il fabbisogno di calore, ma anche per le centrali termoelettriche per convertire il gas in elettricità. Per fortuna il nostro paese, lui dice, che ha efficienti centrali a turbogas e quindi riesce ancora, insomma, a galleggiare, no? Però comunque il consumo delle aziende sta crollando, anche i consumi di energia elettrica stanno crollando, e basti pensare che il prezzo dell'elettricità è passato da 32 euro a megawattora a 194 megawattora negli ultimi mesi del 2022. Quindi veramente, insomma, oramai in tutta Italia, ma anche in tutta Europa, si sta arrivando a quella condizione di collasso energetico, e gli stock non potranno durare in eterno, e quindi, insomma, ne sa qualcosa, per esempio, il mercato dell'auto, no? Se uno ordina un'auto in questo momento deve aspettare mesi e mesi proprio perché c'è questo collasso energetico che arriva, quindi le aziende non riescono a produrre più come prima. Quindi di conseguenza il discorso da fare è questo, che un continente che sta collassando energeticamente, quindi anche economicamente, cioè, perché è schiavo di un altro che è in fallimento, capiamo che la situazione, insomma, è questa, cioè non può durare a lungo, no? E poi, tra l'altro, chi esporta riesce ancora a compensare, ma chi invece non lo fa è veramente sull'orlo del baratro. Noi potremmo uscircene domani mattina, Carlo, da questa situazione applicando la nostra Costituzione, il cui articolo 11 ci dice che l'Italia ripudia la guerra, ecco, ma purtroppo abbiamo una sovrastruttura che è l'Unione Europea, che ha disattivato, come sappiamo, la nostra Costituzione, e quindi
quindi insomma ci impedisce di fare qualsiasi cosa. Insomma, Francia e Germania tra l'altro hanno aiutato almeno un po' le famiglie e le piccole imprese con dei prezzi calmierati del gas e anche le imprese stesse, e invece noi abbiamo una Giorgia Meloni che ci dice che lo Stato al massimo non deve intascare gli oneri e l'IVA. Quindi quello che sta accadendo in questo paese è che l'Unione Europea come soggetto politico sta distruggendo la stessa Europa. I cittadini neanche lo capiscono, però lo capiranno molto presto. Lo capiranno molto presto, dici, quando i fatti saranno così evidenti che anche girarsi dall'altra parte la vedranno lo stesso, insomma, da qualsiasi parte si gira, e quindi dovranno prenderne atto. Vedremo cosa succede, perché al momento attuale mi sembra che la gente non sia ancora sufficientemente interessata agli argomenti. Mentre possiamo dire che ci sono dei sondaggi molto rivelatori che fanno capire che la maggior parte degli italiani è contraria alla guerra in Ucraina e all'invio di armi, mentre l'informazione dice che l'Italia è favorevole, mentre è il governo Meloni, per essere precisi, che è favorevole e che dà il via libera all'invio delle armi, ma ovviamente il mainstream gira le carte e usa termini diversi per ingannare e per dare una percezione diversa all'opinione pubblica. Senti, quindi abbiamo parlato, allora è stato dato il via libera all'invio dei tank, dei carri armati, sia degli Abrams che dei Leopard, ma si parla di un invio i prossimi mesi, quindi chissà i prossimi mesi che sviluppi avrà preso il conflitto, e inoltre si parla comunque di un numero di carri armati, anche se si parla di alcune decine, quindi è evidente che su una certa scala è un quantitativo che non può spostare gli equilibri, no? Si parla però dell'invio degli F-16, in America dicono no, non è previsto, poi dicono probabilmente è temporaneo, quello potrebbe portare a un'escalation. C'è poi un ministro, adesso non mi ricordo il nome, dell'Ucraina, che addirittura ha chiesto di poter usufruire dell'atomica, non so se si rende conto cosa rimarrebbe del suo stato già ridotto. Come sappiamo, cosa rimarrebbe con l'utilizzo delle atomiche, non solo l'Ucraina, ovviamente. Ecco, si parla comunque, sembra una situazione quasi fuori controllo, almeno a parole. A parole probabilmente è già fuori controllo, ma secondo te la terza guerra mondiale, faccio anche fatica a nominarla, secondo te è davvero possibile? È un'ipotesi realistica? Io credo di no. Allora, bisogna fare alcune premesse. Più si indebolisce il regime di Mr. B negli Stati Uniti, abbiamo visto, insomma, gli Stati Uniti oramai si sono incartati, ecco, più aumenta il collasso energetico nel nostro continente, prima scatta il libera tutti e scatterà il libera tutti. Io sono convinto che l'Europa romperà con gli Stati Uniti, romperanno. E la realtà economica sta colpendo, insomma, come proprio un getto di acqua gelata. Ci sarà a un certo punto una grossa pressione interna affinché i governi europei tolgano quelle sanzioni, perché vedremo a breve, insomma, questi effetti, a meno che, ripeto, già non entri il nuovo sistema e quindi ci sia il reset, quello positivo, entra già il nuovo sistema e quindi automaticamente, insomma, poi dopo si riparte con questo nuovo sistema economico indipendente dalla cabala. Abbiamo per esempio tanti indizi di questo. L'Ungheria, Orban il 31 dicembre ha detto che vorrebbe uscire dall'Unione Europea, la Turchia si sta disallineando dalla NATO ed è uno degli eserciti più importanti, più cospicui, e la NATO è destinata a rompersi, perché comunque oramai, insomma, è percepita come qualcosa di aggressivo e non di difensivo. Ricordiamoci che alla fine, se vogliamo dirla tutta, è la NATO che ha invaso l'Ucraina dal 2014, che ha creato poi dopo tutto questo, no? Quindi è questa poi la vera cosa. Quindi abbiamo anche capito che senza la Russia la nostra Europa è un continente morto. Poi un'altra cosa che dobbiamo dire, Carlo, è questa, che l'Europa ha un deficit commerciale con la Cina. Pensa se la Cina domani ci dicesse di pagare tutto in yuan e non più in dollari, già si sta dedollarizzando il mondo, sarebbe veramente la fine totale per il nostro continente, ma anche per tutto il deep state
europeo americano dall'altra parte. Quindi, insomma, quello che si sta facendo è che ci sarà a un certo punto il fuggi-fuggi, perché comunque la situazione economica dell'Occidente è disastrosa e oramai le forze sono troppo impari. Cioè, noi possiamo, l'Occidente può sbraitare, può fare guerre di informazione, può inviare alcuni carri armati, come dicevi tu, insomma, tra l'altro i carri armati Abrams degli Stati Uniti. Pare che arriveranno chissà quando, perché bisogna togliere alcune tecnologie che restano segrete, che altrimenti i russi se ne potrebbero impadronire. Quindi veramente, insomma, oramai siamo al film fumettistico, no? La Francia con i suoi aerei resta isolata. Siamo più che altro una guerra di informazione, cioè l'Occidente agisce con queste campagne di informazione aggressiva che spaventano le persone, un po' come la psicopandemia, no? Basti pensare, per esempio, che quando sentiamo che Putin è malato di cancro, che la Russia sta fallendo, eccetera, eccetera, quelli sono messaggi non per l'Occidente, ma per il popolo russo, per metterlo contro Putin, nella speranza di avere il golpe colorato che loro fanno sempre. Quindi loro possono inscenare questo, possono inscenare più la guerra di informazione, ma la guerra militare, non hanno più la capacità economica e neanche militare di affrontare la Russia. Poi molto importante, sappiamo benissimo che ci sono poi degli estremi, anche politici, insomma, che fanno dichiarazioni estreme, tipo Crosetto che ha dichiarato che l'invio dei carri armati, insomma, impedirebbe la terza guerra mondiale, e Medvedev si è arrabbiato. Però voglio dire, siamo insomma, dire, sono persone del deep state, quindi voglio dire, sappiamo, insomma, come funziona il sistema, e il punto è questo. Ricorderei, scusami, Gabriele, ricorderei anche Mattarella che i giorni scorsi ha detto che bisogna inviare le armi per mantenere una situazione di pace. Per farsi, anzi no, ha detto che bisogna inviare le armi per far sì che non ci sia un'escalation della guerra. Molto, molto, molto interessante. Diciamo che c'è un cortocircuito logico, mi sembra, voglio dire, no? Però potrei sbagliarmi. Sì. Prego. No, il discorso è che la verità noi abbiamo capito ormai che questo scontro rappresenta è lo scontro tra il mondo unipolare dell'elite e il mondo multipolare dei BRICS, della nuova economia, del nuovo sistema finanziario, cioè questa è la verità alla fine, quindi è proprio uno scontro tra queste due realtà. Ecco perché io veramente penso che questa guerra possa essere l'ultima guerra e dopo col nuovo sistema e con i BRICS e con l'equiparazione di tutte le nazioni che hanno quindi lo stesso valore, la stessa importanza, anche una valuta uguale uno a uno in qualche modo, seppur diversa, questo possa portare alla vera pace su questo pianeta, perché finché avremo un'elite con la sua, un paese anche, anzi scusate, con la sua valuta che è più importante di tutte le altre, ecco che avremo sempre guerre, avremo sempre conflitti di ogni sorta. Io veramente penso che questa guerra non può scoppiare per tutte queste ragioni, anzi la guerra per me era stata già vinta. Se noi pensiamo che Zelensky il 24 febbraio, che è l'anniversario della guerra, il primo anno della guerra, intende convocare un'assemblea straordinaria all'ONU per un piano di pace in 10 punti. Vedremo che cosa avverrà. Noi sappiamo che Zelensky è burattinato, no? Insomma, lui è manovrato dal Deep State. È evidente comunque che l'elite a queste condizioni sta perdendo il gioco economico, voleva che tutti si deindustrializzassero per il Great Reset, ma non è avvenuto. L'Occidente l'ha fatto, ma gli altri no. Per tutte le ragioni di cui abbiamo parlato fino adesso, questa guerra non si può fare a meno che non ci sia un'escalation nucleare improvviso e il mondo si riduca in cenere. Però, insomma, la vedo un po' dura, perché la stessa elite perirebbe. Quindi è evidente che alla fine si troverà questa guerra finirà, e inoltre è evidente anche per quanto mi riguarda che l'elite ha perso completamente, soltanto che non lo accetta e adesso sta cominciando ad accettarlo. Io sono convinto che dietro le quinte stia chiedendo un salvacondotto, ecco, ti dico caro. Addirittura potrebbe esserci una. Stanno preparando il terreno per trattare la caduta, insomma, la resa. Sta trattando la resa, l'elite, io ne sono convinto, perché comunque ha perso il gioco globale, quindi sta trattando la resa, e tutta questa aggressività è proprio per avere una resa migliore in qualche modo, no? Sì, certo.
cioè praticamente per concludere dici stanno facendo queste attività, stanno giocando col fuoco per poter essere in una posizione diciamo, non dico più di forza, ma meno di debolezza per trattare le condizioni. È una disamina molto interessante. Staremo a vedere perché le dinamiche sono così accelerate, così in pieno svolgimento, che sicuramente qui le settimane e i mesi prossimi saranno carichi di novità e di effetti. Caro Gabriele, per oggi io direi che la disamina è completa, quindi la nostra intervista la concludiamo qui. Ricordo Gabriele Sannino, il suo canale Rumble, canale Telegram, quello che i media non dicono. Vi invito ad iscrivervi perché è molto interessante, ci sono parecchie notizie. Gabriele, grazie, noi ci vediamo domani.